Siamo con Giulia Bociacopa, il capitano dice addio alla Marcutta Civitalad, quindi un'altra assenza pesante dopo quella di Francesca Gismondi. Motivi di lavoro al centro di questo addio, è giusto? Sì, purtroppo ho degli orari, come si dice, mi sveglio molto presto e la distanza si fa sentire. Essendo una categoria ancora più alta dell'anno scorso, non me la sento di arrivare sempre stanca agli allenamenti. Comunque mi sveglio alle 4 di mattina, torno a casa alle 11 e mezza, dopo gli allenamenti e non me la sento di prendere un impegno così lontano. Da quanto tempo stavi pensando a... stavi riflettendo più che altro su questa possibilità di lasciare o no la squadra? In realtà ho conosciuto una persona a gennaio e avevo tutt'altri programmi, cioè in realtà dovevo proprio trasferirmi in un altro paese, però poi non è andata bene con questa persona, quindi rimarrò in Italia, ma purtroppo, ecco, comunque per me è difficile arrivare fino a Civitavecchia o fino alla Dispoli da casa. Sicuramente però rimane la grande soddisfazione per quello che avete fatto in questa stagione con la vittoria del campionato di Serie B2, quindi una grande cavalcata, quindi rimane comunque sia nel cuore questa esperienza. Io alla fine lascio il cuore a Civitavecchia, a Civitavecchia la Dispoli, insomma non saprei neanche come, a Civitalad, Sì, ecco. ecco, sì, ma lo facciamo prima. Perché comunque mi sono trovata benissimo ovunque, cioè con lo staff, con le ragazze, con i presidenti, tutto il contorno, non so, è stata veramente una decisione difficile. Devo anche pensare a me, anche alla mia salute, alla mia salvaguardia, visto che dormendo poco, tornando a casa tardi, spero di no, ma comunque ho comunque rischiato di addormentarmi ogni tanto per strada. Sono cose che chi non le vive non le può sapere. Cioè, magari dirlo, sì, io mi sveglio alle 4 è un conto, però farlo veramente è un altro.